Mister, purtroppo il copione lo abbiamo già visto, il Carpi ha sbagliato 4 gol i primi 25 minuti, quando il fanfulla non era mai uscita la sua tre quarti, ne ha presi due in 2 minuti e nel secondo tempo purtroppo ha fatto troppo poco per provare a ribalzare una gara che immagino anche psicologicamente, visto che è un copione che si ripete troppo spesso in trasferta, era durissima da rialzare, una brutta sconfitta. Commentare la partita diventa veramente difficile perché i ragazzi sono andati in campo, avete visto come l'hanno bruciata, doveva essere praticamente finita e poi loro hanno sfruttato a metà campo, penso una volta, e hanno fatto un calcio d'angolo, hanno trovato il gol. E vi ripeto, commentare la partita, dicono, lo sport, il calcio è veramente uno sport, dicono che lo sport è il diavolo, succede veramente di tutto, però noi dobbiamo stare zitti. E abbiamo perso zitti, muti, testa bassa e pedalare perché tanto alla fine purtroppo nel calcio si commentano i risultati, non le partite e quindi l'abbiamo perso e stiamo zitti. Cosa è mancato, secondo te, soprattutto nel secondo tempo? Avevi provato anche a sfoltire lì in mezzo mettendo due trequartisti, poi dopo hai rimesso la prima punta fino al 20esimo, 25esimo, però non siete riusciti ad essere pericolosi. Forse era lì il momento in cui provare a riaprirla. Sì, soprattutto non è che non siamo, abbiamo creato comunque tanti presupposti per fare gol, eravamo sempre lì, dopo magari sbagli l'ultimo passaggio, sbagli il gol, sbagli, fai il cross, cioè io penso che statisticamente per fare una partita che deve finire con un mare di gol per quello che abbiamo prodotto e per le palle che abbiamo messo in aria, per tutte le palle che abbiamo toccato dentro l'area di rigore. Oggi però, il calcio, ripeto, è uno sport in cui il risultato non va con la prestazione spesso, però dobbiamo fare una colpa, non è che dobbiamo, non è un alibi questo, ci mancherebbe altro. Noi ci siamo fatti 3 gol da soli, quindi ci dobbiamo dare una svegliata, non abbiamo fatto i gol, ci dobbiamo dare una svegliata, perché tanto alla fine giocare bene conta fino a un certo punto, perché giochi bene per vincere le partite, non è che giochi bene, punto, devi giocare bene per vincere le partite. Penso che il Carpi oggi tutto si può dire, tranne che non abbia dominato la partita, ma l'ha persa, quindi deve stare zitto, muto, pedalare e darsi una svegliata. Viste le statistiche da trasferta sono abbastanza sotto gli occhi, no? Con 7 trasferte e 4 sconfitte, un rullino addirittura da zona retrocessione, non sicuramente da chi vuole lottare lassù, e tante partite uguali, però sono, i numeri sono, che tu sottolinei spesso, sono abbastanza inquietanti. No, ripeto, tanto si può dire, i numeri sono quelli e punto, cioè le prestazioni non dicono, non sarebbero da quei numeri, ma i risultati danno questi numeri, quindi evidentemente, ripeto, non possiamo, dobbiamo solo migliorare, testa bassa, farsi mea culpa, non cercare alibi, ma risolvere velocemente questa situazione perché vediamo quanto questo campionato è complicato. Però a me fa rabbia uscire sconfitto quando comunque la prestazione è superiore sicuramente all'avversario, questo mi fa molta rabbia, ma ripeto, non è la fortuna, io non credo nella fortuna, ma credo nella svegliezza sugli episodi, noi dobbiamo darci una bella svegliata e portare a casa quando queste partite che domini devi anche vincerle, perché se non le vinci non ci sono scuse. Devi stare zitto e basta.